Non ci sono solo le dividend aristocrats negli Stati Uniti d'America, e no, ci sono anche in Europa. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Risparmio. Bentornati in un nuovo video del vostro amichevole investitore della porta accanto. Spero che di essere amichevole, non so, ogni tanto qualcuno mi manda a quel paese nei commenti, ma sono amichevole. Allora, oggi andiamo a, un attimino, ho preso spunto, diciamo, per questo video da un altro video che ho guardato di recente di Lorenzo di Investire in Borsa a Calcio e Dividendi, che ha fatto un video praticamente uguale a questo, e siccome era da tanto tempo che volevo farlo e mi è piaciuto anche come lui ha impostato il suo formato, ho detto perché non metto anche io alla luce di questo, diciamo, sotto la luce dei miei video, anche quali sono le 5 aziende europee che, nelle quali investirei come dividend aristocrats, perché ovviamente, come dicevo prima, lo Standard & Poor's non fa solo una lista delle dividend aristocrats, quelle americane, ma le fa anche per l'Europa. Ovviamente hanno parametri diversi, quando le aristocrats europee vengono aggiunte in questa lista dopo 10 anni, mentre quelle americane dopo 25. Ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che potete iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo e lasciare un bel pollice in su se questi argomenti sono di vostro interesse. Ricordandovi anche che, siccome ho preso spunto dal video di Lorenzo, magari andatevi a iscrivervi al suo canale Investire in Borsa a Caccia di Dividendi. Partiamo subito. Quali sono, secondo me, le 5 migliori europee Dividend Aristocrats? Ho invertito perché non mi piaceva come stava il titolo. 5 migliori Dividend Aristocrats europee. Veniva troppo lungo sopra e corto sotto. Vabbè. Allora, premessa: lo Standard & Poor's Europe 350 Dividend Aristocrats è l'equivalente europeo dello Standard & Poor's 500 Dividend Aristocrats americano. Si tratta di un indice azionario dei componenti europei che ha seguito una politica di aumento costante dei dividendi ogni anno per almeno 10 anni consecutivi, come anticipavo prima. L'indice è stato lanciato il 2 maggio del 2005 ed è un sottoinsieme dello Standard & Poor's Europe 350. Esistono anche degli ETF che seguono l'insieme di questi costituenti, e i componenti dell'indice sono determinati da regole stabilite appunto da Standard & Poor's. L'indice di riferimento ha fornito nell'ultimo anno, per cui per esempio l'ETF, se uno l'avesse comprato, un rendimento del 20,7% con un CAGR annualizzato del 9,63% su 10 anni di media. Le aziende facendo parte delle Dividend Aristocrats europee, per cui dello Standard & Poor's Europe 350 Dividend Aristocrats, e sono 40 al momento, per cui 40 aziende in Europa distribuiscono dividendo da almeno 10 anni in aumento. Una premessa che volevo fare, che volevo aggiungere, è che ovviamente sono a parlare di aziende che non è detto che abbiano dei grandissimi dividendi. Semplicemente prendo aziende che hanno aumentato il dividendo da almeno 10 anni, e per cui si presume, se le aziende continuano a produrre utili di un certo tipo, che continueranno ad aumentarlo di anno in anno. Per cui l'investimento non è tanto nel dividend yield, ma è nel capital gain e nel fatto che queste aziende vadano ad aumentare di anno in anno il loro dividendo. Andiamo a fare anche un breakdown dei settori, così come viene gestito queste 40 aziende, come sono fatte. Abbiamo quasi un 30% di industrial, poi quasi un 21% di healthcare, un 15% di consumer staples, un 12,5% di materials, un 10% di information technology, un 7,3% di financial, un 2,5% di utilities e un 2,2% di communication services. Poi abbiamo anche una diversificazione per tipo geografico. Prima c'era anche un'azienda italiana, che era la Luxottica, però adesso che si è, diciamo, fusa con Essilor, va ad andare a finire in Francia, che la troviamo proprio là in fondo. Comunque, United Kingdom ne ha 14, Svizzera 8, Germania 5, Danimarca 4, Svezia 2, Irlanda 2, ciao Irlanda, e poi così via. Olanda, anzi Paesi Bassi, Spagna, Belgio e Francia, e Norvegia, un'azienda a testa. E andiamo anche a vedere quanto pesano, diciamo, queste nazioni sull'indice Standard & Poor's 500 Dividend Aristocrats, Standard & Poor's 350 Dividend Aristocrats per queste 40 aziende. Per cui adesso andiamo a vedere queste aziende quali sono, ricordandovi, come dicevo prima, che vanno prese non tanto per il dividendo, ma più che altro per il capital gain e per il fatto che aumentano il dividendo di anno in anno. Passiamo prima a Intertek. Ah, anzi, devo dire, ne ho prese una per paese. Anche se magari c'erano aziende dello stesso paese che potevano essere importanti, ho deciso di fare una diversificazione anche geografica, per cui ci sono 5 aziende di 5 paesi diversi. Per cui abbiamo Intertek con market cap di 9 miliardi di British Pound, un dividendo del 1,91%, un ticker che è ITRK, e la nazione è il Regno Unito di Gran Bretagna. Tra l'altro, questo
viene, non viene tassato all'origine, per cui noi paghiamo solo il nostro 26%. Per chi non se lo ricordasse, il Regno Unito non applica la doppia tassazione ai dividendi. Intertech Group PLC fornisce soluzioni di garanzia della qualità a vari settori di tutto il mondo. Opera in tre segmenti particolari: prodotto, commercio e risorse. Il segmento prodotti offre dei servizi di garanzia, test, ispezione e certificazione, tra cui sicurezza di laboratorio, test di qualità e prestazioni, audit dei fornitori di seconde parti, analisi della sostenibilità, garanzia dei prodotti, conformità dei fornitori, analisi delle prestazioni dei processi, verifica degli impianti e delle apparecchiature e certificazioni di terze parti. Questo segmento serve una vasta gamma di settori, tra cui tessile, calzature, giocattoli, hardlines, elettrodomestici, elettronica di consumo, tecnologia dell'informazione, per cui tutto quello che è l'IT, e anche delle telecomunicazioni, automotive, aerospaziale, illuminazioni, prodotti da costruzione, prodotti industriali, energie rinnovabili, cibo, spiritualità, assistenza sanitaria e bellezza e prodotti farmaceutici. Per cui Intertech va a certificare la qualità praticamente in tutti i settori che conosciamo. E questo gli dà il vantaggio, diciamo, commerciale di non essere legata a dei settori particolari. Poi c'è il segmento trade, che fornisce ispezioni del carico, valutazione analitica, calibrazione dei relativi servizi di ricerca e tecnici alle industrie del petrolio e dei biocarburanti, servizi di ispezione ai governi e agli organismi di regolamentazione a sostegno delle attività commerciali, servizi analitici e di collaudo a società e coltivatori di commercio agricolo. Il segmento risorse, infine, offre ispezione tecnica, gestione dell'integrità delle risorse, test analitici e servizi di formazione continua per il settore petrolifero, del gas nucleare ed energetico. Questo segmento fornisce anche una gamma di soluzioni di servizio ai settori minerario e all'esplorazione mineraria, che coprono la catena di approvvigionamento delle risorse, dall'esplorazione allo sviluppo delle risorse vere e proprie, poi passando per la produzione, alla spedizione, perché tutta la parte logistica, e l'insediamento commerciale. L'azienda offre anche servizi di sicurezza informatica. Intertech Group PLC è stata fondata nel 1885 e ha sede a Londra, nel Regno Unito. Per cui un'azienda che cura, diciamo, la qualità di tutto quello che è all'interno di un'azienda. Per cui, come dicevo prima, si diversifica molto, perché al giorno d'oggi la qualità è importantissima e tutti hanno bisogno di determinate certificazioni. Poi andiamo nei Paesi Bassi. In realtà questa azienda è un'azienda mista fra i Paesi Bassi e il Regno Unito, infatti la sede è a Londra, ma è in realtà un'azienda olandese. Unilever, una market cap di quasi 133 miliardi di euro, un dividendo del 3.39%, il ticker è UNA e la nazione, appunto, sono i Paesi Bassi. Unilever PLC opera come società di beni di consumo in rapida crescita, sia in Asia che in Africa, Medio Oriente, Turchia, Russia, Ucraina, Bielorussia, America e Europa. Opera attraverso i segmenti di beauty e personal care, food and refreshment ed home and care. Il segmento beauty and personal care offre prodotti per la cura della pelle e dei capelli, deodoranti e prodotti per la pulizia della pelle, e i marchi sono conosciutissimi: abbiamo Axe, Clear, Dove, Lifebuoy, Lux, Pond, Rexona, Signal, Suave, Sunsilk, Tresemme e Vaseline. Il segmento invece food and refreshment offre gelati, zuppe, bouillon, condimenti, maionese, ketchup e categorie di tenere marchi Benz & Jerdy, per quanto riguarda per esempio il gelato, Breyers, Brook Bond, Hearts, che sarebbe la nostra Algida. Loro posseggono l'Algida perché hanno comprato le varie aziende che producevano i gelati nel mondo e hanno dato il simbolo del cuore. Se ve lo ricordate, sui pacchetti del gelato Algida c'è il simbolo del cuore. L'azienda sarebbe la Walls nel Regno Unito, HB's era in Irlanda, per esempio. Comunque non divaghiamo. Poi abbiamo Hellmann's, la maionese e tutte le salse, Knorr, Lipton per quanto riguarda il tè, Magnum che sarebbe il gelato, The Vegetarian Butcher e Unilever Food Solution. Il segmento home care invece fornisce soluzioni in tessuto e prodotti per la cura della casa e l'igiene con i marchi Sif, Omo, Persil, Domestos, Seventh Generation e Sunlight. Unilever PLC è stata incorporata nel 1894 e ha sede a Londra, nel Regno Unito. Azienda importantissima, tutti i marchi che abbiamo sentito li conosciamo, tutti i marchi vengono utilizzati, perché è una di quelle aziende che, a mio parere, danno, almeno per quanto mi riguarda, una sicurezza di stabilità. Passiamo alla terza azienda, questa dobbiamo andare in Irlanda, la Kerry Group. Market cap di 21.6 miliardi di euro, un dividendo bassissimo 0.71%, il ticker è KRZ e la nazione, appunto, Irlanda. Kerry è una società alimentare, io compravo praticamente, ti capitava di comprare solo Kerry's,
Kerry Group, insieme alle sue filiali, sviluppa, produce e fornisce soluzioni per il gusto e la nutrizione per l'industria alimentare, delle bevande e farmaceutiche in Europa, Medio Oriente, Africa, America e Asia Pacifico. L'azienda offre due segmenti, Taste and Nutrition e Consumer Foods. Il segmento Taste and Nutrition fornisce tecnologie e soluzioni per il gusto, la nutrizione e ingredienti funzionali per il mercato dell'uso finale di alimenti e bevande. Il segmento Consumer Food produce e fornisce prodotti alimentari refrigerati a marchio cliente, principalmente ai mercati irlandese e del Regno Unito. Questo segmento offre carne e prodotti salati, latticini, soluzioni per i pasti con i marchi Dennis, Fridge Riders, Richmond, Dairy Gold, Dairy Gold era il burro per esempio in Irlanda, String and Things, Naked Glory, Lord Over, Low Low, che sarebbero tutte quelle formulazioni di alternative al burro, a basso colesterolo, Charville, sono dei formaggi, Galti, Walls, Matheson, Hockhouse Foods, che sono solitamente i cereali, Attacca Snack and Cheese Strings. Produce anche piatti fronti refrigerati e surgelati, carni cotte, prodotti caseari, condimenti e ingredienti funzionali, inoltre aziende coinvolte nel settore agroalimentare. Kerry Food PLC è stata fondata nel 1972 e ha sede a Tralee in Irlanda. Mi manca l'Irlanda, mi manca la Kerry. Andiamo anche a parlare di un'altra azienda in un'altra nazione, Danimarca, Novozymes. E Novozymes ha una market cap di 132 miliardi di corone danesi, un dividendo dell'1.10%, ticker NYZM, nazione DK, appunto Danimarca. Novozymes AS produce e vende enzimi industriali e microorganismi in Europa, Medio Oriente, Africa, Nord America, America, Asia Pacifico e America Latina. L'azienda offre soluzioni agricole, tra cui la produzione vegetale e la soluzione per la salute e l'alimentazione di animali. Poi fa anche liquificazione, saccarificazione, fermentazione, idrolisi, celluloistica e soluzioni di miglioramento del processo per la bioenergia, cottura al forno, bevande, latticini, amido, ingredienti proteici per l'industria alimentare e per delle bevande. Anche prodotti per lavanderia, enzimi per lavanderia, lavaggio dei piatti, soluzioni di pulizia professionali per l'industria della cura della casa. Inoltre fornisce anche delle soluzioni per le acque reflue, come additivi, produzione di biogas, biopulitura industriale, rimozione di composti, controllo degli odori e soluzioni di avvio del sistema, soluzioni tessili che comprendono abrasione e finitura denim, biopreparazioni, pulizia della candeggina by polishing e soluzioni di desizing. Inoltre l'azienda offre anche prodotti forestali che includono l'aumento della candeggina, la modifica delle fibre, il controllo degli effluenti, il controllo del passo degli stichis e i prodotti di modifica dell'amido. Poi anche soluzioni in pelle che comprendono biopreparazione, sgrassaggio, rebating e inoltre fornisce anche soluzioni farmaceutiche fra cui lipasi, lipasi immobilizzate e proteasi per la biocatalisi e tripsin per le impostazioni delle colture delle celle. Novozymes AS ha una collaborazione con FMC Corporation per co-sviluppare soluzioni enzimatiche. L'azienda ha sede a Bagsværd in Danimarca, per cui un'azienda molto particolare, un settore che non ho mai trattato perché è un settore molto affascinante. Io ho fatto chimica alle superiori, ma lo vedo come un settore anche molto difficile da comprendere e per entrarci al meglio bisogna appunto studiarlo il più possibile. Però le soluzioni enzimatiche sono comunque, gli enzimi nel campo industriale sono importantissimi perché permettono appunto di velocizzare alcune reazioni, migliorarle e anche inoltre andare a produrre il più possibile dei prodotti che siano più efficienti possibili. Per l'ultima azienda andiamo in Spagna. Perché andiamo in Spagna? Perché andiamo da Enagas, con un market cap di 4.0 miliardi di euro, un dividendo del 9.18%, del dividendo più alto di questa lista, ticker ENG, appunto nazione Spagna. Enagas S.A. si impegna nello sviluppo del funzionamento della manutenzione delle infrastrutture di gas in Spagna, Messico, Cile, Perù, Albania, Grecia, Italia e Stati Uniti d'America. Opera attraverso segmenti di trasmissione, rigassificazione e stoccaggio del gas. L'azienda poi va a fornire anche il trasporto del gas attraverso condotte di trasmissione primarie e secondarie, servizi di rigassificazione del gas naturale e gestisce anche impianti di stoccaggio sotterranei. Partecipa al funzionamento e alla gestione tecnica della rete di base e della rete di trasporto secondario per il gas naturale. Inoltre la società si impegna nell'attività di gestione finanziaria, sviluppo di progetti industriali e attività relative al terminal GNL e anche alla infrastruttura di produzione e trasporto dell'idrogeno. Sviluppa e realizzazione degli impianti per la fornitura di gas naturale come combustibile per i veicoli, compresa la progettazione, la costruzione e la manutenzione, fornitura dei servizi commerciali con scopo di migliorare la gestione operativa quotidiana dei caricatori di gas. Inoltre è coinvolta anche nello sviluppo e nella gestione integrata dei progetti energetici, magari per la produzione di gas rinnovabili da materia organica.
sviluppo di progetti volti a promuovere il ruolo dei gas rinnovabili nella transizione energetica, produzione di energia solare elettrica. L'azienda al momento gestisce 12.000 km di gasdotti, 20 stazioni di compressione e 6 collegamenti internazionali. Come dicevo prima, l'azienda è spagnola, ha sede a Madrid ed è stata fondata nel 1972. Arriviamo alla conclusione di questo video. Bene, sono aziende molto particolari, nel senso che il mercato europeo dei dividendi non lo avevo mai affrontato con l'opportuna analisi, e andando a studiare un po' per questo video ho capito che secondo me ci sono molte cose che potrebbero essere andate a studiare e che potrebbero portare dei rendimenti piuttosto interessanti in termini di dividendo, ma anche farci investire in aziende piuttosto interessanti. Per cui ringrazio prima di tutto Lorenzo per aver fatto quel video che mi ha ispirato anche ad andare a approfondire queste cose. Diversificazione geografica è sempre importante, per cui non solo diversificazione settoriale ma anche geografica, e un po' diversificare fra Stati Uniti e Europa può aiutare a costruire un portafoglio che sia il più solido possibile, il più slegato possibilmente fra quello che sono le problematiche geografiche di settore e così via. Sono molto interessato ad approfondire altre aziende oltre a queste che ho inserito in questa watchlist, e se magari questo video è stato di tuo gradimento o se hai altre aziende da consigliare per cui posso andare ad aggiungere alla mia watchlist o studiare, per favore fammelo capire lasciando un commento qui sotto. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di farmelo capire lasciando un pollice in su per l'algoritmo di YouTube, che è un ottimo investimento per me e per te, e se sei nuovo, magari di passaggio di qui, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!